Ciao a tutte aliens, oggi sono qua per farvi il video review tanto richiesto della BB Cream di Garnier, quella nuova per le pelli oleose miste. Innanzitutto vi lascio all'applicazione, come ho fatto appunto alla mia base, e al pezzo in cui faccio vedere che mi tolgo metà base e la differenza tra le due parti. Talk to you. Where are the nights I could sing to you? I hate this silence. I hate this silence. Where are the days when I pray to you? Where are the nights I could feel you? I hate this silence. I hate this silence. I hate this silence between us. Where is the love secrets with you? I hate this silence. Yes, I hate this silence. So tell me now, are you waiting for me too? What shall I do? Can you show me the way back to you? Do you hate this silence? Silence. Do you hate the silence between us? All around me is the silence of my soul. Allora, spero che vi sia piaciuta un po' l'applicazione, un po' casereccia fatta in fretta, ma è quella che mi faccio poi dopo io alla mattina, in poche parole. Allora, parlando di questo BB cream, intanto mi pulisco le mani. Sapete che io le BB cream di Garnier non le ho mai amate, ma in generale le BB cream. Ho sempre adorato e stradorato la BB cream di... BB cream, come mi è uscita? La BB cream di Kiko, quella bianca, con i pigmentini poi che si rompono per il viso. Quella lì veramente l'ho sempre adorata. E infatti non so perché nell'ultimo periodo sono andata a cercarla e non c'era nemmeno, ecco perché non l'ho più. Ho visto questo, ho detto vabbè, come ho comprato la prima compro anche questa. Penso che costi sempre 9 euro 8 euro più o meno, e si può trovare veramente dappertutto. Questo è il buono di questa BB cream soprattutto. Allora, scusatemi ancora per lo smalto, ma sto facendo lo stesso video anche quello dopo, fra le mani macellate, ma fa niente, chi se ne frega. Allora, vabbè, lasciamo stare. Allora, provando questa BB cream, è fatta così, è più lunga di quella, di quell'altra, che adesso vi farò vedere. Allora, queste qua sono le due BB cream, le metto un attimo a confronto, ok? Gli ml qua 50, qua 40, è già la differenza. Inizia a vedere, sì. Allora, io non so se è un problema della mia BB cream,
di quella nuova. Vi spiego, la mia è veramente molto liquida, cioè neanche un fondotinta liquido è così liquido, cioè non so come spiegarvi. Ho paura che sia il problema del fatto che io l'abbia messa, l'abbia portata in Cina, cioè estiva, cioè che sono meno 4.000 gradi tra un po', portata in Cina, faceva tanto caldo, l'ho lasciata anche a volte al sole, e quindi ho paura che si sia, non so, non mi ricordo com'era prima, quindi chiedo a voi se era così anche la vostra. Nel video dell'applicazione, se andate a vedere proprio all'inizio, faccio anche così per far vedere che cola. Adesso vi metto anche vicine perché per me hanno cambiato anche il sottotono, che io nella scorsa review avevo detto che non mi piaceva molto. Eccoli qua, vedete? Questa qua è quella nuova e questa è quella vecchia. Quella vecchia ha un sottotono più chiaro grigiastro. Questa qua ha sottotono giallognolo, tipo quello che ho io. E per me questa cosa fa veramente la differenza, perché questa qua è veramente del mio colore, la mia è light. È del mio colore. Questa qua invece sembra una marocchina, proprio di pelle, proprio mulatta. Ecco, e si vede il contrasto nel collo, perché mi farebbe molto piacere essere abbronzata come le marocchine del Marocco, ma purtroppo non lo sono. Sono bianca cadavere e quindi mi tocca diventare cervellarmi per trovare tonalità più simile alla mia. E io ho sottotono giallo e purtroppo è un po' difficile a volte, insomma, non tanto, però perché adesso si stanno un po' aggiornando un po' tutti. Però questa qua era proprio la motivazione per cui non riuscivo ad usare quell'altra. Invece questa qua adesso ci riesco. Io ho un altro problema. Sì, sono una ragazza con tanti problemi. Ho un altro problema, cioè la pelle oleosa. Ma ce l'ho veramente tanto oleosa. Veramente proprio a gocce. No, infatti se avete qualche rimedio, qualche crema da consigliarmi, veramente scrivetemi qua sotto perché di scrub ne faccio già e veramente ne ho piene le scatole. E quindi insomma, fondotinta o non fondotinta, a me sinceramente a sto punto non mi cambia niente perché sempre la pelle oleosa ho. Sia con questa, sia con il fondotinta normale, tipo quello di Catrice che uso. E quindi insomma, per le pelli oleose non so che dirvi perché su di me non funziona. Quindi non saprei sinceramente, vi giuro. Però andare a cercare altre recensioni su questo fatto qua, se veramente per le pelli oleose, perché a me è indifferente. Però mi trovo molto bene perché appunto non lo sento. Anche il fondotinta di Catrice non lo sento. Ma questo qua è veramente proprio come se non ce l'avessi. Insomma, vabbè, le BB cream non hanno una copertura altissima, come sapete, mi stavo guardando per vedermi. Non hanno una copertura altissima, però questa qua non fa proprio schifo, capite? Cioè, è ovvio che non vi copre i brufoli, e ormai mi rifiuto di coprirmi i brufoli perché tanto non restano coperti, però non hanno una copertura eccezionale, proprio da fondotinta liquido, proprio coprente. Però, insomma, alcuni rossori ve li copro nelle discromie, quello lì sì. Io veramente sono rimasta molto, mi è piaciuta molto per questo, da questo lato qua. E basta, io non penso di dire niente col mio canale, se va bene, penso che ci siano due tonalità come al solito, chiara e scura, su quelli c'è poi da rifletterci perché per me continuo a dire che se tu metti un cosmetico, perché questo qua puoi chiamarla BB Cream crema, ma è un cosmetico, almeno dai più tonalità. Fai come la Kiko che ne ha fatte 5, fai come la Max Factor, fai come non so quale altra casa cosmetica che ha fatto BB Cream, però almeno qualche altra tonalità. Mettila, perché alcune ragazze mi hanno contattato e mi hanno appunto detto questa pecca su questa marca, su questa BB cream, che loro non si sono trovate bene, come io invece adesso ho avuto la botta di culo, diciamo, fatemi dire questa parolaccia, che con queste mi sono trovata bene e con queste invece mi ero trovata di malissimo, cioè di merda, ma malissimo, perché appunto non riuscivo proprio a metterla. E niente, l'ho provata anche nei giorni di scuola, vabbè, sempre oleosa, ma fine, cioè, nella zona T, qua e qua, per il resto qua, perfetto, non ne ho niente da dire. E boh, la mia pelucco. La mia review è finita qua. Lo sapete che non faccio molto review belle intense e diciamo piene di contenuti. Dico solamente quel che mi passa per la testa e quel che penso. Io ci metto il correttore qua e qua, come avete visto, e ci fisso la cipria, cioè la fisso con la cipria. Non ho mai capito se le BB cream vanno fissate con la cipria o lasciate così al loro destino, cioè senza fissarle. Boh, io la fisso sempre con la cipria, così ha ancora più coprenza. Ma sì, chi se ne frega. Niente, un bacione, io spero di essere stata veramente tanto utile, me lo auguro, e alla prossima.